E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 3. Fino ad ora ragazzi, appunto, questo episodio non era ancora uscito perché l'episodio precedente non aveva ancora raggiunto appunto gli 80 like richiesti. Per cui ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con mi piace è assolutamente fondamentale, perché se appunto ragazzi un episodio non raggiunge il numero di like richiesti, la serie non continuerà. Per cui vediamo anche oggi ragazzi di riuscire a raggiungere, a superare gli 80 like. Ed eccoci qua di ritorno. Anche questa volta ragazzi è passato effettivamente un pochettino di tempo dall'ultima volta che appunto ho giocato a Resident Evil. E appunto poi mi sono ricordata che eravamo arrivati qua, sarebbe a dire ragazzi alla centrale di polizia. Per cui si tratta comunque tra l'altro di un ambiente che a noi è familiare, perché è un ambiente che abbiamo già visto e vissuto in Resident Evil 2 Remake. Per cui, vabbè, per ora, raga, non dobbiamo lasciare assolutamente niente. Quello che dobbiamo fare è, appunto, ragazzi, trovare il dottor Bard e andare all'ufficio degli Stars, che è effettivamente al secondo piano. Per cui, quello che dovremmo fare, ovviamente, non è esplorare tutta quanta la centrale di polizia, ragazzi. Penso che diversi di voi già lo sapranno. Per cui avevamo preso questo badge, insomma questo pass, come lo vogliamo chiamare, dal tizio insomma che abbiamo ammazzato fuori. Utilizzo dei badge infatti. Quest'ultimo è stato utilizzato per avere accesso alle cassette di sicurezza. È assolutamente vietato cedere il proprio badge, bla bla bla. E noi invece il badge ce lo siamo presi. Non è che ce l'ha ceruto, ce lo siamo presi proprio come se... Oddio, sta succedendo il finimondo, ragazzi. Sappiamo benissimo che cazzo era quella purtroppo roba. Cos'è quella roba lì, infatti, Carlos? Noi lo sappiamo, figliolo. E ti assicuro che tu non vorresti saperlo, te lo assicuro. Ci ricordiamo la visione assolutamente raccapricciante, ragazzi, di quest'uomo che è stato letteralmente dilaniato da un carissimo leaker. Questo cadavere si sta ancora contorcendo. Tra l'altro queste porte non ci riguardano, per cui procediamo, non perdiamo troppo tempo. Vediamo di avanzare. Ok, diamoci dentro. Sì sì, ci dobbiamo dare proprio dentro, Carlosino. Oddio. Allora ragazzi, se avete sentito una cosa muoversi, è stato il pad, perché io ho collegato il pad da brava imbecille, non l'ho scollegato, per cui mi sa che è quello che farò. Perché se no ogni volta continuerà a vibrare. Eccolo là. Ah, salve signora, io direi di non sprecare tantissimi colpi con questi pezzi schifosi di merda. Non me l'aspettavo questo, non me l'aspettavo. Vi ricordo ragazzi che è vero, sì, io ho già giocato questo remake, ma non ne ho praticamente memoria. Lo capirete, l'avrò giocato, raga, sarà almeno un mese fa, quindi non è che mi ricordo nei dettagli tutto quanto. Ok, quindi mi ricevi? Si aggira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Ma certo, certo. Stia tranquillo. Lei lì all'ingresso non si deve preoccupare assolutamente di niente. Tanto questi proprio sono cazzi nostri, giusto? Che ci riguardano. Figurati se riguardano lui. Che lì bello all'ingressino. Oh! Ehi! Giù! Oh shit ragazzi, siamo in una situazione abbastanza spinosetta, abbastanza spinosetta. Continuo, ho detto, meno male che poco fa avevo detto non sprechiamo troppi colpi. Ho detto proprio bene, guardate, proprio bene. Allora lui è morto, cerchiamo di colpirli tutti ragazzi nel dubbio. Stai giù, stai giù, stai giù, maledizione. Un morso, ho dovuto riuscire a tirarmelo. Maledizione. Ma perché non muore? Porca la miseria. Quella proprio ladra. Oh, allora, signore e signori, mi volete lasciare in pace? Sì o no? Io c'avevo pure la pistoletta, sono stata ad usare fino ad ora.
il mitragliatore. Un genio, signore e signori, un genio. Che cosa vi aspettavate? Allora, vediamo. Da dove sei uscito? Tu, figlio mio, da dove sei sbucato? Accidenti, no! Non mi dica, ma che mi ha ucciso. Ma porca miseria, guardate come mi stacca i pezzi di carne, brutto animale. Raga, sono stata proprio deficiente io, mannaggia la pupazza. Mannaggia la pupazza, mannaggia la pupazza, mannaggia la pupazza. E niente, rifacciamo, raga, mi dispiace tanto, che vedevo di... Mi dispiace tanto. Non posso saltarlo. Certo che posso saltarlo il filmato. L'abbiamo già visto. Una cosa che abbiamo già visto. Non ci teniamo a rivederla, vero? Non ci teniamo a vedere che un leaker ci aspetta più avanti. Non ci teniamo proprio. Raga, vi dovete dare una calmata. Ecco, vaffanculo. Va, pure te, minchia. Ho sprecato pure fin troppi colpi prima, ragazzi. Ok, poggiala pure, grazie. Possiamo andare. Possiamo procedere. Salta, 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 grazie. Raga, vi chiedo scusa, ma questi sono inconvenienti, insomma, che possono, può accadere, insomma, può accadere. Non so quanto una stordente in questo caso possa servire, perché ci servirebbe un'esplosiva. La concia de tu madre. Sta giù. Sta giù pure te, grazie. Sta giù pure te. Ok, no. Non volevo usarla. Maledizione. Volevo usare il coltello. Il coltello. Continuo spesso, ragazzi, a confondere. Mannaggia, una cosa per l'altra. Abbiamo finito? Va giù. Ehi, ma che cazzo. Questo è lo stesso stronzo che mi ha ucciso poco fa. Vabbè, no, regà. Ma che, oh. Ma veramente. C'è un minimo di tregua, dico io, no? Mirino telescopico. Ah, per il fucile d'assalto. Meraviglioso. Ok, combiniamoli immediatamente, ragazzi. Ecco fatto. Servirà davvero a qualcosa? Servirà o non servirà? Servirà o non servirà? Benvenuto. Sì, servirà. Aspettavi un'accoglienza così. Però se non ricarico serve un cazzo pure il mirino telescopico, Serve proprio un cazzo. Ok. Cerchiamo di ammazzarli, ragazzi, ma la nostra salute non è messa proprio granché, Maledizione a me. Quale sarà la combinazione adesso? Fa! Non ne ho la minima fottuta idea, ragazzi. Pure te. Grazie, sta giù, prego. Ok, se non sbaglio vanno giù più facilmente con questo mirino qua. O forse è soltanto stata una mia magrissima impressione. Te continua a trascinarti, non preoccuparti, Non preoccuparti di niente, che... Io mi faccio i miei giretti, questa è la scrivania di Leon nel secondo... tu sorella. Ok, di qua non si va. Ok, anche perché qua si tornava nell'atrio principale. Adesso questo coso mi deve dare problemi, vero? Ok, spero vivamente di no. Allora, qua potevo aprire, infatti non ho controllato. Però qua comunque rimarrà rosso, perché con la cassaforte, raga, se non la apro rimane così. Per cui lo stronzo che mi ha salito prima è ancora qua. Per ora sembrerebbe di no, ok. Ecco fatto. Spray medico, ottimo. Non so se conviene aspettare prima di usarlo, ragazzi. Ok, adesso perlomeno qua è tutto azzurro. È chiusa, guarda caso, la stanza degli armadietti, ragazzi. Te sei lo stronzo che mi ha morso prima, maledetto bastardo. To. Oh, e te non date pure... lo so, ma non li considerare più tali, Hanno solo un uniforme, niente di che. Ok, questa, ragazzi, è una safe room, come lo era esattamente, appunto, nel remake del 2.
Prendiamo tutto quello che si può prendere. Non penso di voler fotografare quelle cose. Ma dici, una fotoricordo? No? Vabbè, come dici te. Allora, lasciamo le due piante rosse. No, anzi, forse una me la porto appresso, perché se dovessi trovare una piantina verde magari può essere utile. Circolare interna. Allora, cassaforte ignifuga sarà... Ah no, quella del... Ok, dell'ufficio... Ah no, 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 è quella che abbiamo trovato, ragazzi. Quindi la combinazione è 9 sinistra, 15, 7. 9, 15, 7. 9, 15, 7. Andiamo immediatamente ad aprirla, che dite? Visto che ci siamo. 9, 15, 7. Povero Carlos, gli è venuto il mar di panza. Dov'è lo zombie? Eccolo là. Porca miseria. Proprio qua dovevi stare. Eh? A pezzo di merda. Proprio qua dovevi stare. Eh? Sta giù. Che già le gambe non ti funzionano più. Accidenti. Ok, è morto. Perfetto. Quindi 9, 15, 7. Quindi allora. No, ho sbagliato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco fatto. Un altro magico borsello. Che però effettivamente qua con Carlos, raga, non è che ci serve poi a tutto sto granché, perché... Cioè abbiamo tutto sto spazio, ma non ci stiamo a portare un cazzo appresso. Però vabbè, dai, l'importante era aprire comunque la cassaforte. Così pure quella parte di mappa è diventata azzurra. Per cui salviamo la partita, perché ragazzi, perché non si sa mai. Lo sapete benissimo che questo ormai è diventato il mio motto. Per cui saliamo, andiamo al piano superiore. Io intanto ricarico, perché veramente non si sa mai. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Ok, ci sta andando. Allora, qua ci stanno i cessi. Qua c'è qualcosa di utile. Perché è bloccato? Dobbiamo passare dei cessi, Carlos, questo è chiaro. Allora, sappiamo anche cosa c'è dentro quell'armadietto. Se stai leggendo questa nota vuol dire che ho fatto una brutta fine. Se dovessi sentire un rumore provenire dall'armadietto, ti prego non aprirlo. Allora, mentre eri fuori di pattuglia, cercate di capire come arrivare dall'altra parte. Credo che l'unico modo sia distruggere il muro usando dell'esplosivo. Ho anche trovato il materiale per farlo, ma manca la batteria per il detonatore. Mi pare di ricordare di averne portata una nella stanza degli armadietti. Per cui ci serve assolutamente quella batteria se vogliamo accumulare. Quindi sono venuta a cercare il piano di sopra per chiederti di prestarmi la chiave di quella stanza. Ok, quindi ci serve, ragazzi, la chiave per la stanza degli armadietti, perché è lì che c'è la batteria appunto per il detonatore. Okay. Vorrà dire che faremo. Quindi io direi di portarci questo appresso, perché comunque la batteria ce la dovremo inserire. Prendiamo la piantina, combiniamole. Ecco fatto. E qual era l'armadietto che non dovevo aprire? Era questo qua. Era questo qua. Lasciamo perdere. Sì, ok. Ah, ok, si vede nel remake del 2 questo. Va bene, allora dobbiamo andare al piano di sopra, ragazzi, a cercare la chiave della stanza degli armadietti. Chissà perché lo sapevo. Pezzo di merda. Sta giù, sta giù, sta giù. E te pareva. Oh, alla fine mi hanno dovuto mordere. Maledizio. Oh, senti, mo... Mo m'hai rotto il cazzo già, eh. E niente, regà, dobbiamo usarlo. Assolutamente. È finito, l'ho crivellato abbastanza. Minchia, t'ho spappolato. Più di così. Ho usato pure fin troppi colpi per questo stronzo, regà. Ma ho fatto girare abbastanza lo scofones. Ok, la chiave l'abbiamo trovata. Però, visto che siamo qua, prendiamo proiettili per pistola. Qual era la combinazione? Non era tipo CAD o una roba del genere? No, CAM? No? No? No, niente, vabbè, niente da fare. Allora, questo si sveglierà tutta la vita. No, questo è già morto, è proprio ma morto, di quelli che quando muori seriamente, ragazzi, c'è sta poco da dire. Perfetto, dobbiamo tornare di sotto.
Quindi andare, ragazzi, ad aprire la stanza degli armadietti e vedere che cosa troviamo lì. Però, nel dubbietto, visto che ci siamo, ci passiamo davanti, io salvo. Perché? Perché non si sa mai. Ecco fatto. Ok. Non era mo il leaker? Maledizione. Mica, mi ricordavo bene. Porca miseria. Ricarica Carlos, che cazzo aspetti? Minchia, sto per morire, raga. Minchia, ogni volta non sono pronta per queste merde. Ogni volta mi prende un infarto. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Allora, dove cazzo sto andando? Non qua, qua. Questa serve. Minchia, strano, raga, che la memoria non abbia fatto cilecca stavolta, eh. Armadietto terzo piano DCM. Ok. Oddio, che è? Ah, sei te. Scusa, zio, non t'avevo visto. Non t'ho riconosciuto. Ok, muori. Grazie che ci fai un favore a tutti. Fai un grandissimo favore all'umanità. Allora, vediamo. 102, 103, 104. Ecco la batteria che ci serve. Ovviamente i tasti che ci servono, ragazzi, sono disponibili. Ecco fatto. Allora, intanto, quindi apriamo questo. Prendiamo la batteria, ovviamente. Tac. Sei mia. Poi 106. Immediatamente. 106. Ecco fatto. Ovviamente, ragazzi, i due bottoni che mancano sono quelli che si devono cercare appunto nel remake del 2. Ma lo sapete di sicuro più di me. Allora, 203, non c'è un cazzo, non c'è più niente, mi sa, da prendere qui, ragazzi, eh. Mi sa proprio di no. Allora, a parte sta piantina, qua non possiamo inserire niente. Però che cosa manca? Manca questo. Ok, 109, lo prendiamo subito, subitissimo. C'è una granata, che ovviamente ci potrà essere d'aiuto. Ecco fatto, tac. E dopodiché con la stanza degli armadietti dovremmo essere a posto. Forza. Ok. Vieni, oh, da papà. Vieni da papà. Allora, ecco qua, ragazzi. Allora, questa io direi che la possiamo tranquillamente scartare perché non ci serve più. Queste due le combiniamo. Infatti adesso funziona. Dobbiamo stare attenti, raga, con la salute. Dobbiamo stare attenti. Io direi di ricaricare adesso, perché non si sa mai. DCM era la cassaforte al terzo piano, ragazzi. Allora, andiamo. Io spero, non mi ricordo se incontreremo a breve altri leaker di merda. Era quello che stavo per dire. Se mi fate finire a parlare, mannaggia voi. Minchia, sti maledetti zombie, raga, che volano. Ecco da qua, non ti sei fatto niente. Tu sia maledetto. Cioè, raga, vi rendete conto di quanto li hanno fatti resistenti questi merdoni? Sì. Vi rendete conto? Mamma mia, che non mi ricordo. Stavo per dire se incontreremo a breve qualche altro leaker, ragazzi. Quindi allora, prima di andare qua, andiamo al terzo piano e apriamo l'armadietto. Questo qua l'avevo sistemato. Ok. DCM. Ecco fatto. Ok. Benissimo. Altri proiettili che ci fanno sempre stracomodo. Ci mancherebbe pure. Per cui scendiamo e inseriamo la benedetta. Sì. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ah, ricevuto. Ah, adesso mi raggiungi, adesso che ho fatto io tutto da solo? Ovviamente. Presto, presto. Attento. Ecco perché, ragazzi, nel remake del 2 c'era questa incredibile voragine nel bagno. Te pareva, cazzo, mi ricordavo, mannaggia me, oh. Mi ricordavo e non ho fatto comunque niente. Vabbè, riunione, signore e signori. Siamo in riunione? Non lo sapevo che ci fosse una riunione. Io chiedo venia.
chiedo davvero scusa per il disturbo, ma ragazzi, io devo passare. Cazzo, lo volevo. Ma dai, lo volevo schivare. Minchia, raga, che ansia! Che ansia terribile! Fate bene pure! Oh no, 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 adesso ci rimango secca. Ci rimango secca tantissimo, ragazzi. Minchia, raga, così non si può. Pianta verde, pianta verde. Allora, so che non dovrei combinarle così, ma raga, non ho alternativa. E vaffanculo pure te. Minchia, raga. Oh, ma che è? Cazzo, Carlos, ricarica. Tu sei... Minchia, mi ritrovo di nuovo che sto per morire, cazzo. Mi sono appena curata. Accidenti. Vabbè, vaffanculo, vai, entro qua e basta. Oh, guardate come me l'hanno conciato. Povero Carlossino. Tutto ricoperto di sangue. Tutto sporco, lezzo, puzzolente. Dottor Bard. È ancora vivo? Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars e loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Quindi la finezza di quest'uomo. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Beh, spero di sì, guarda. Ecco qua, era proprio quello che mi serviva, regà. Che tanto stavo per morire, per cui... Allora, abbiamo una pianta rossa. E... Allora, una granata stordente. Quindi, capite, devono salvare questo tizio che a quanto pare, a quanto dice lui, è l'unico capace di poter creare il vaccino contro questo benedettissimo virus T. Per cui, allora, intanto guardiamoci per bene intorno, vediamo cosa c'è. Prendiamo la piantina. Qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro, qua dentro. Sì, sì, è proprio lei. È proprio Jill. Sull'incidente alla villa, infatti, quando parlano di incidente alla villa, ragazzi, ovviamente stanno parlando delle vicissitudini che sono avvenute, se non erro, durante il primo Resident Evil. È stata inviata la squadra Alfa per far luce sull'accaduto, ma resta completamente di proprietà. Incidente si è concluso la distruzione della villa. Mi sono numerose perdite. Gli unici sopravvissuti sono stati 5 minuti della Stars. Esattamente. Allora, l'ufficio è pulito, ragazzi. Più pulito del pulito. Per cui direi che possiamo andare. Io non lascerei niente nella cassa, ragazzi. Anzi, questo, guardate, non ci serve più. Per cui lo scarterei. Perché tanto veramente gli slot liberi ne abbiamo. Per cui, che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Oh, merda. Aspetta, cosa? Jill. Jill, che succede? Jill, rispondi. È andata. Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. Ok. Per cui Carlos è ora venuto a sapere dell'incidente ferroviario causato dal nostro carissimo Jacobo Jacobino. Ok. Ovviamente l'indistruttibile Jill, ragazzi, è sopravvissuta tranquillamente all'incidente senza riportare alcun tipo di ferita, quindi del tipo Wonder Woman, Ivana Pippa, ragazzi. Eccoci qua. Allora, non ci resta che cercare di tornare in superficie.
A quanto me sa, ma a quanto me pare, me sa proprio di sì, figlia mia. Non so come tu faccia, veramente indistruttibile, non lo so se sei fatta d'acciaio, di adamantio, non lo so, di qualsiasi cosa strana sarei fatta, Perché Carlos, non è normale, Rispondi! Carlos! Merda, non c'è segnale! Non funge, qua non funge. Allora, prendiamo tutto quello che c'è qua, ragazzi, Allora, mine di prossimità, ok, parla di altri ragazzi tipi di proiettili che possono essere utilizzati con il lanciagranate, ok? Benissimo, sarebbero a dire questi qua, mine di prossimità. Allora, con Jill però siamo abbastanza con l'inventario pieno, per cui un attimo. Allora, vediamo un attimo cosa che possiamo lasciare. Queste due cose le penso possiamo lasciarle. Allora, di proiettili per il lanciagranate, raga, abbiamo soltanto 4 munizioni esplosive, 4 mine di prossimità, ma qua c'è qualcos'altro? No, qua non c'è più niente, per cui prima di uscire, io ho visto che abbiamo dell'esplosivo. Allora, esplosivo A, quindi con un altro esplosivo A per munizioni esplosive, con un esplosivo B per creare munizioni incendiarie. Quasi quasi lo userei così, ragazzi. Qua abbiamo veramente un sacco di piante verdi. Abbiamo un po' di tutto. Allora, io mi fabbricherei intanto un altro di questi. Ecco fatto, nel dubbio. E io mi porto appresso tutte le armi che ho, ragazzi. Ma mi creerei anche munizioni incendiarie. A sto punto, visto che ci siamo, le usiamo. Ed ecco fatto. Con 2 slot liberi non so quanto ce la possiamo cavare, ragazzi. Io quasi quasi lascerei al massimo queste, proprio per svuotarci un altro slot, per cui con la mappa siamo a posto, è tutto pulito. Salviamo la partita, perché ci aspetta qualcosa, ragazzi, di un pochettino ostico, per cui ricarichiamo tutte le armi adesso che ne abbiamo la possibilità. Allora, munizioni incendiarie ricarichiamo pure qua. Allora, mine di prossimità ricarichiamo, visto che ci siamo. Idem munizioni esplosive. Così intanto i colpi in canna, ragazzi, ce li abbiamo. Andiamo. Adesso io non mi ricordo proprio nello specifico cosa ci attende qua. Forse qua mi sa che mi conviene correre, visto che non ci serve molto altro. Per cui direi di darcela a gambe. Infatti qua è tutto blu, ragazzi, non bisogna raccogliere niente. Oh. Oh no, cazzo, volevo evitarli. Cioè non posso cominciare a farmi togliere la vita da adesso. Ah, ok, qua che devo andare. Corri, corri, corri. Ecco fatto. Allora, ok, sì, adesso sì. Bastardo, è ancora vivo. Non posso Esatto. E è ancora incredibilmente vivo, ragazzi, il nostro caro, carissimo Jacopo. Giacomino, raccogliamo quello che possiamo raccogliere. Qua ci stanno altre piante. Ora come ora, ragazzi, appunto, non abbiamo tutto questo grandissimo spazio. Però io non lascerei tante cose in giro. Fin quando le possiamo raccogliere, io le raccoglierei. Tanto comunque di munizioni, ragazzi, ne useremo. Per cui io combinerei anche queste due, visto che ci siamo. Questo lo mettiamo qua. Che altro c'è? Ok, non c'è più niente, ragazzi. E adesso la cosa, vedrete, si farà un pochettino ostica. Eccolo là. Yuhu! Oddio, sta andando a fuoco. Letteralmente a fuoco, cazzo. Non sa neanche nuotare. Credi? Dici? Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Ok. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikhail, tutti quanti. Ah, merda. È stato Nikolai a tradirci. Aspetta, cosa? Ma che cazzo? Guardatelo quanto può essere bello. Bello di casa, bello di casa, Giacomino. Diventi sempre più bello. Sempre più bello, meraviglioso.
per niente disgustoso. Aiuto. Aiuto. Ammazza che agilità, ragazzi. Che scatto felino. Op! Aia. Ok, adesso ragazzi è un po'. Adesso sono un po' cazzi da cacare. Ecco, ottimo. Mi faccio colpi già la prima. È veramente meraviglioso. Ok, caro. Io non so. Allora, non so se le mine. Se le munizioni queste incendiarie sono effettivamente tanto. Tanto utili contro di lui. Ma intanto io sparo. No, erano quelle esplosive queste, non erano quelle incendiarie. Ok. Ok, ok, come potete vedere, ragazzi, erano quelle esplosive. Ci stanno. Oh, merda! Ci stanno tante, tante, veramente tante cose che possiamo raccogliere qua intorno. Però aspettate un attimo. Forse adesso che è qua vicino non mi conviene tanto usare le munizioni del lanciagranate. Stiamo attenti, ragazzi. Oh, mazza quanto urli! Direbbe Mosconi, ma che... Oh, oh merda. Che cazzo... Ok, adesso incomincia la sua folle corsa, ragazzi. Come potete vedere, lui corre, corre, corre. Infatti lo è, che te pare a te? Cioè, non lo considereresti un animale? No, cazzo. Oh! Me la son voluta, me la son proprio voluta, guarda. Me la sono proprio, proprio, proprio cercata. Allora, quello che io vorrei adesso però sono munizioni per il lanciagranate. Ok, qua ne abbiamo qualcuna, vedete? Tac, tac, tac. Ai. Purtroppo. Se non si sta attenti, ragazzi, è quello che succede. Maledizione. Intanto usiamo, ragazzi, quante più munizioni diverse dal lanciagranate possibili, eh. Sì, sì, strilla, strilla. Cafone. Ma se grida così, ma dico io, no? Oh, oh, li ho finiti. Ottimo. Davvero ottimo. Minchia, mi sono incastrata da sola. Che ci metterò un po' una vita. Però ragazzi, meglio. Che cazzo. Io miro al petto, ragazzi, perché ha il cuore. Dovrebbe avere il cuore lì. Ciccio, devi vedere di darti una calmata però, zio. Perché così, cioè, morirai per... Ma che cazzo è? Ma perché la visuale è così vicina? Non so se si sarà buggato. Ok, adesso sì, adesso sì. Oh, e basta. Stai buono, zio. Ti ho detto che devi stare buono. Devi stare... Ah! Devi stare buono, ciccio. Sei troppo nervosetto per i miei gusti. Ok. Ok, adesso fa la sua corsa. La sua corsa. La sua corsa folle. Sembra quasi una notte. Vediamo un po' dove si ferma. Riuscirò a colpirlo? In qualche modo. Ok, adesso si arrampica fino a sopra. Mi sa che ci servono mine di prossimità. Ok. Ok, ok, dai, 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 dai. Cazzo! Ok, perfetto, adesso cade. Ovviamente. Per cui quello che dobbiamo fare è colpirlo al cuore. Quella cosa viscida, molla, che si agita, è il suo cuore, ragazzi. Probabilmente avrei dovuto tenere le munizioni per il fucile per adesso. Però vabbè, ci accontentiamo. Ce la facciamo andare bene lo stesso. Che fa? Che fai? Fai il giro? Già sta correndo di nuovo? Ma davvero? Sì, però ciccio. Cioè sei veramente un modo per fermare. Sì, adesso che si arrampica. Sempre se si arrampica. A sto punto la domanda sorge spontanea. Si fermerà? Da qualche parte. Bello di casa. Ammazza che volo. Volo, 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 volo. Volo, 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 volo. E io gli sparo al cuor. Al cuor. Non c'ho più munizioni.
Non c'ho più munizioni. L'immortacci mia, e l'immortacci mia. Ok, di nuovo. Fa la sua bella corsetta. Intanto, ragazzi, sì, però Jill, cioè, ma puoi andare in giro con questa sciallezza, dico io, no? Cioè, raga, c'ha una sciallezza in corpo che è a dir poco imbarazzante. Ok, eccolo là che si arrampica. Sta, vai su, bello re casa, vai, vai. Tac, fermi, aspettate. Ok, prepariamo il fucile, ricarica. Attenzione che volare sotto. Eccolo che arriva. Bam, 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 baram, baram, bam, 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 bam. Dai, cazzo. Quanto cazzo dura sto stronzo? Non muore, è inutile che ti incacchi, Dio mio. T'ho detto già 5.000 volte. Porca miseria. Oh, che fai? Oh, raga, ma sto male? Meglio curarsi nel dubbio che non si sa mai. Oh. Ok, si avvicina di nuovo il momento di farlo volare di sotto. Intanto ricarica, per favore. Ok, sì, tu fallo arrampicare. Voilà. Ok, però al cuore. Al cuore. Al cuore. Quando cazzo muore? Cioè, raga, oddio, adesso mi uccide. Adesso mi uccide. Adesso mi uccide. Adesso mi uccide. Non so perché la visuale si bugga certe volte. Sì, però devi morire. Cazzo, ma quanto dura sto stronzo? Morirà, deve morire. Madonna santa, regà, quanto cazzo resiste. È impressionante. Ok, colpi per il fucile, era quello che mi serviva. Ricarica, svelta, svelta, svelta. Dov'è? A stronzo. Facciamola finita. Hai un po' sbavato. E boom. E un altro. Carlos, ci sei ancora? Andiamo, li abbandoni proprio adesso. Merda. Ok, allora ragazzi, prima di procedere, ovviamente quello che dobbiamo fare è raccogliere tutto quello che non ho raccolto fino ad ora. Io direi di dare ovviamente la priorità alle munizioni, per cui in caso poi mi dovesse avanzare spazio per quella piantina, ovviamente la prenderò. Però nel frattempo do prima uno sguardo qua intorno. Ok, qua c'è un'altra piantina. Qua non c'è più niente. Ok, raccogliamo pure questa. Qua c'è qualcosa. Ok, perfetto. Linea di prossimità. Qua, allora, sì, se raccogliamo la pianta rossa. Dov'era? Eccola qua. Possiamo combinarle e comunque raccogliere anche quell'altra pianta verde. Per cui di regola dovremmo aver raccolto tutto. Meno credo. Ok, sì, infatti abbiamo raccolto tutto, abbiamo ripulito. Che belle unghiazze, Giacomo. Ti proporrei di andare dall'estetista a farti fare una bella manicure. Secondo voi, ragazzi, poteva essere finita così? Secondo voi, no? Ok, è quello che devi? Sì. Accidenti. Oh, oh, è successo quello che non sarebbe dovuto succedere. Bastardo. Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Gilpad. Che sorrisetto da stronzo. Ok, ragazzi, è stata infettata. È stata infettata anche lei da, insomma, un'estremità di del nostro caro Giacomino. Jill! Per fortuna è arrivato Carlos.
rispondimi. No, cazzo. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Ottimo. Opla. Il fucile l'aveva buttato per terra, ma sono arrivato. Oh, superstar. Che tenerozzo il nostro caro Carlos. C'è nessuno? Non c'è un'anima. Manca a pagarla. Resisti, Jill. Che pensi me? Troverò quel vaccino. Esatto. E se Carlos dice una cosa... Tutto bene. Promesso. Carlos farà quello che Carlos ha detto. Allora, abbiamo ovviamente adesso lo stesso equipaggiamento che aveva Carlos quando l'abbiamo lasciato, ragazzi. Io penso, allora, visto che siamo qua, di lasciare quindi la parte dell'ospedale, che comunque sarà anch'essa molto interessante perché ci saranno nuovi nemici, anche abbastanza cacacazzi, ragazzi, per la prossima volta. Per cui vi ricordo che il sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie prosegua. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!